Con la sua faccia d'angelo, negli anni Ottanta aveva suscitato fantasie e leggende. Capo indiscusso della mala del Brenta, c'era chi lo considerava più Robin Hood che delinquente. Rubava ai ricchi per dare ai poveri, costruendo sì una villa faraonica per sé e la sua famiglia, oggi sequestrata e recuperata a giardino della legalità, ma mettendolo a disposizione piscina e parco di bambini sfortunati e disabili. La sua Campolongo Maggiore ha faticato molto a riconoscerlo per quello che era, il boss che rubava e uccideva a sangue freddo nemici e amici. In pochi anni aveva costruito un impero, ville, investimenti, panfili, partecipazioni, si sussurrò al casinò di Porto Rose. Si diceva che avesse contatti con la mafia, tanto che a lungo si è parlato di mafia del Brenta. Ha educato alla malavita generazioni di sbandati. Qualcuno lo uccise, seppellendolo negli argini. Altri hanno tentato di prendergli il posto quando, dopo il primo arresto a Capri nel 93, sembrava al declino. Altri ancora hanno progettato la sua morte insieme ad attentati alla questura di Padova mai andati a segno. Mostri, gridava la madre, inseguendo a borsettate i giornalisti il giorno della seconda cattura del figlio prodigio del crimine dopo la fuga rocambolesca dal carcere di Padova, prima delle rivelazioni che hanno messo fine a una brutta pagina di storia veneta, prima dei processi che hanno portato a una condanna definitiva a 17 anni di reclusione, 11 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso con rapine, traffico di droga e sequestri, 14 anni per 7 omicidi, dei quali il boss ne ha riconosciuti 5. Lo status di collaboratore gli è valso il vantaggio del cumulo delle pene che da 25 anni sono diventati 17, una cifra che fa orrore per la sua esiguità a fronte dei reati. Ma la giustizia è giustizia. A 55 anni, oggi Felicetto vive in un luogo segreto e con una nuova identità. Nel 2006 ha perduto la figlia Elena, suicida in circostanze misteriose, 8 anni prima la moglie Rossella. Nel suo futuro, un imprenditore di casalinghi. Pentito del suo passato? Da un punto di vista giuridico sì, dice il suo avvocato Gianmario Balduin. Da quello pratico lo sa solo lui.